Bam. Italia Croazia, Nation League. Parta, ci è Oddio, cioè, voluto un po', ma eccolo. parta, parta, Ma perché parta. vedo Cristian che sta ancora mangiando gelatina? Ma di quanto siamo indietro? Minchia, hai visto quanto ci ha messo? Se capito, sono congelato. La tua ragazza mi ha detto che mi ha tutto leccato. Cosa? Siamo male. Un botto. Ma la domanda è, stasera, con chi vi strofinerete? No, me l'ero dimenticato. Intanto, giusto così, giusto così, tipo, che pancia un butti. Guarda che mi dà soltanto abbo. Ma in verità ti dico che c'è pure. Cosa è partito quello con gli altri? Buono questo gelato. Buono questo gelato a gusto fieno e steppaglia. Buonissimo. Attenzione, c'è Tex. Mi raccomando, Tex. Bella per Tex. Abbiamo visto che sei in Tex. formazione oggi. Ciao Tex. In bocca al pupo. In bocca al pupo, sì. Non siamo alternativi, vabbè. Ovviamente, ovviamente. Ma la vera domanda è, ma Crisabo sta facendo Lost a Beyond Gamer? Probabilmente no. Ma la vera domanda, ce la farò a finire la live stasera? Secondo me no. me ne vado la prima. Dende. Facciamo così. Ok, hosting. Orecchie lunghe. Ok, Eh sì, oggi non mi sono pettinato. Cosa? minchia Dario, guardalo, guardalo Guardalo che è arrivato subito. Dario. Bella per Dario. Bella per Dario, bella per Sono quasi arrivato, 3 km e 2. Ma magari ti perdi, Giuse. Cosa? C'è anche tipo Losco, c'è Tommy, c'è Carlitos. Bella ragazzi, bella. Anche cazzo, oggi. stavate Siamo dietro sfasciati. l'angolo. Buonasera a tutti. Anche oggi qui per tifare azzurro. Azzurro. Che mi devi rubare l'R, cazzo. Che cazzo è PES Expert? Non dirlo, Cristian, perché già lo so dove è finito. Gli esperti siamo noi. Ma Cosa? Esatto. no, capito, lo dico uno e parte l'altro. Vabbè. Colpa tua che non mi nomini. Perché non mi nomini? Ma voi non ce l'avete il primo, cazzo. Toso che uno, vabbè. Noi abbiamo Cifadda, ma che ne sai tu? Cosa? Non ho Non lo capito. so, è il Ah, scusa, nome del. Marco, parlo con te, parlo con te. Ma questo, dove Ma stai zitto, ma perché ti giri da quella parte? Mi viene? E che scusi. c'è Marco da qui? Dimmi. Dico, ma questo, da dove viene? Ma chi è quello che sta dall'altra parte Questo. lì? Quello col cappello? Sto Ma chi qui. cazzo l'ha invitata qui? Poi me ne Oh! vado, bella. Ciao! Aspetta, devo dire un'altra cosa. Lo sai cosa voglio da te? Cosa? Cosa? Oddio! Quando me la streami, mi clicchi. Basta con ste merdate comunque sia. Ai chat. Bella ragazzi, buonasera a tutti. Andiamo a vincere anche questa sera, sicuramente. Non faccio scommesse perché poi più voglio vedere come va la prima partita, non si sa mai. Volo Dario, buon uomo. E mi Cos'era la son game? perso ogni partita, ora me ne vedo. No, ero da Pixel World. Vedo la notifica. Clicca, clicca. Il bello è che vi vedo senza audio, quindi. Ah, Giuse, Ciao ci Michael. vede. Giuse, Giuse. Questo lo capisci, Esatto, Giuse, esatto. sì. Ciao Ecco Bitteri! Giuse. Mi raccomando Bella, bella, bella. stasera, mi raccomando. Siamo carichi. Panzati più che C'ho un sonno che dalla fame sto morendo dalla sete. Ma non puoi dire tutte le sere la stessa cosa, Cristo santo! Oppure una fame che dal sonno sto morendo dalla sete. Aspetta. Quello è sparito. Prima di Esatto. sapere se verrà ferie, ma speriamo di no. Stiamo bene così, cazzo. Stasera sono titolare nelle due partite.
Spero di far bene, dice Gian Vitteri. Ivan in ferie il periodo estivo. Questo mi sa che è il periodo in cui lavora di più pure. Speriamo. Guarda quello. Come è andato il nostro finamento? Abbo, dice no. Guarda. le silviette. Ma dai. Lupilu? No, sono Idra. Ah, l'Idra. Ah, l'Idra. Ah, l'Idra. Non posso fare gesti perché ci bannano per... No, bastato già live. Esatto. Ragazzi, propone le solite live di un certo spessore culturale in cui io sono totalmente a mio agio, ma da molto. E vabbè, ma quello è... quelle non sono live. Quando tu praticamente vai... Esatto. Quando vai tu a casa di un amico... Porte chiuse, non vi sente nessuno, iniziate a insultarvi malissimo, è quello. È una live fatta in modo casalecco. Secondo me, o prima o dopo gli fanno saltare il canale, comunque io lo faccio. Speriamo. Cioè, basta uno che va a segnalare sta roba. Chiuso un canale, se ne fa un altro. A parte che non streama da una vita e ogni volta che giochiamo lagga, così a cazzo. Ma fa con il nome del fratello. Lo dico. Quello forte, ovviamente. Esatto. E quello forte ce l'abbiamo noi. Sono arrivato, merda, quindi vi saluto perché salgo a casa e mi connetto. Ciao, rega. Ma no, che cazzo dici ciao? Devo giocare. Ah, avanti. Eh sì, stasera amichevole. Comunque, signori. Oggi siamo qui. Signori, ovviamente non mi sto riferendo né a Cristian né a Calabbo, signori. Ma quelli che ci guardano, esatto. Quelli che ci guardano. Avrebbe detto ragazzi con le malattie. Guarda esatto. Quello che si tocca la testa come se fosse una palla. Carissimo tubo e carissimo. Stasera, cosa andremo a vedere? Che vediamo già nello sfondo, insomma. Esatto, un po' di video su Nab. Cosa? Detto sfondo, no sporno. Andiamo oggi a tifare Italia contro la Croazia di Perisic, di Mandžukić, di Modric, di Kovacic, di Rakitic, di Kristicic, esatto, di Marković, di Šabović. Tutti i cicci che chi più ne ha più ne metti cicci. Cosa? Ok, però... e tra l'altro, noi siamo gli unici, ripeto, siamo gli unici che possiamo fare ritorno al futuro. Perché? Se ieri abbiamo streamato la 13ª giornata, oggi andremo a streamare la 12ª. Back to the future. Cosa cazzo ci vuole anche da 11? 12, Cri, ce l'hai scritto là, 12ª giornata. Qua, fa così che lo leggi. Guarda su. Esatto. Lo vedi? 12ª. Le live di un certo spessore. Il Piuz, mi dispiace, ma certe cose non le puoi scrivere. Ma non me aveva scritto D. Esatto. Sicuramente, 3 lettere. Gira la ruota. E stasera giocheremo contro la Croazia. Esatto, la Croazia di devo ridirli tutti di nuovo. No, basta uno reale. Mandžukić. Basta, abbiamo finito. Diciamo Modric che dovrebbe essere il capitano. Dovrebbe, cioè nella realtà il capitano su PES non si sa. Ma scusa, non possiamo dire che sei quello che si è incazzato che di chi? Vida, famosissimo. Il difensore centrale. Esatto. Quello biondino. Lui ha fatto un gol per sbaglio. Quello che prendi sempre ogni anno su PES e poi lo butti subito via. Esatto, quello. Proprio lui. Chi non l'ha mai preso Vida, signori, su PES all'inizio? Ma tutti l'hanno preso. E poi sempre argento. Magari anche di più. La 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 la. Ha fatto il mio. Sì, signori, prima che iniziamo, sono già un quarto passate. Abbo, abbiamo le formazioni. Le formation, vado? Certo. Allora, la prima partita vede l'Italia così schierata. Come terzino sinistro oggi abbiamo Frame, difensori centrali Ezio Chiuforte e Ken, e Yuri invece come terzino destro. Abbiamo Gargi Lupen come mediano, abbiamo Jevo Tapai come CC, abbiamo Sue Enigma come trequartista, Esa, il nostro mitico Agabrix, che speriamo possa deliziarci anche oggi con Lorenzino Insigne, Maurito prima punta, Gian Viteri come seconda punta oppure esterno di destra.
questa era la prima formazione della prima partita. Dio, sei laggato. Seconda... Comunque, minchia, oh, fermatelo. Che ah. parto a cannone. In difesa abbiamo Ken. Ken che stasera... Ah, boh. Cosa fa Ken stasera, oltre a giocare? Combatte con Raul. Esatto. Ah, Ken, che è il nostro Gianluca, giusto? Sì, esatto, ci deve svenire, che stasera ci fa... Anche lo share play per farci vedere tutte e due le partite, quindi sì, ringraziamo il nostro Gianluca. No, non l'ha fatta apposta, non l'ha fatta apposta, questo è vero, ma diciamo che è stato costretto. Appunto, quando arriva la chiamata del capo e dice tu devi fare lo share play. L'ho detto. Sì, è la stessa cosa che accade pure a te quando ti chiamano per lavorare, uguale. Esatto. L'ho fatto apposta, mi hanno obbligato. Prima di andare a vedere la seconda formazione, volevo leggere un attimo Tommy. Il Potter che Hanp messo di vita e tanta roba. A me fa schifo uguale, comunque te lo voglio dire. Se qui continua così, la partita la sospendono per nebbia e partono le sanzioni. Esatto. A parte che non era Christian quello che sbavava di più prima. Abbiamo visto una cosa con Marco quando mi ha rimesso la camera e siamo tornati. Ho visto la sua camera. Sembrava come se fosse in pieno centro a Milano, capito? Ci non si vedeva un cazzo. Sì, no, stasera siamo tutti dripper dotati. A me mi manca il commento di Ale Barci. Buonasera Picciotti, e sempre Forza Catania. Mi manca. Esatto. Abbo, seconda formazione. Abbo, seconda formazione. La seconda formazione invece vede l'Italia così schierata. Abbiamo Carlitos come terzino sinistro, abbiamo Tex come difensore centrale, abbiamo Ken, sempre il nostro amico che ci fa lo share play, come altro difensore centrale, abbiamo Angelo tipo Losco sulla destra come difensore centrale, vedo scritto Gergi Lupin sempre come mediano, Brian Plank, CC, Sou Enigma come trequartista come la prima, Agabrix, Esa, speriamo con Lorenzino Insigne come la prima partita, prima punta invece abbiamo Vamos Vincent e poi abbiamo Urma che gioca sulla destra come seconda punta, come esterno di destra alto. Ovviamente il qualsiasi per la prima partita viene preso da Maurito e il qualsiasi per la seconda partita viene preso da Vamos Vincent. Mauro che è appena arrivato e dice c'è una variazione per la seconda d'attacco, dici? Narraci. Esatto. Mauro, hai rotto il cazzo. Consigliere di dare la formazione per la terza partita. Sì. Cicco, gole a mani di cazzalone. No, in attacco abbiamo la coppia Crisabo e Mdaltub. Tutti. Che ne sa? Che ne sai? Il furore. A dove vai se il bomber non ce l'hai? Diglielo, diglielo. Maurito, non sei nessuno, io te lo dico. Urma non c'è, che c'è al posto di Urma, Mauro? Cioè, non scrivere una cazzata, dai. Efficienti, Prota. Dobbiamo essere efficienti, capisci? Essere efficienti, non ho capito. Efficiente sei tu. Efficienti. Stiamo valutando chi giocherà. Non lo sappiamo. Alle 22:21 state valutando, sì. Raga. Vabbè, è per la seconda partita, quindi il tempo c'è. Quando? Perché, che poi devono giocare, non c'hanno il tempo. Sì, perché sì, devono essere un giocatore che se ne occupa Alfonso, tranquilli. Mauro, io te lo dico, se non c'è nessuno, mi mandi tutto, io sto entrando, il problema c'è. C'è un giocatore che ha il giro dito, io lo dico. Il giro cosa? È il giro dito. Che sarebbe? No, un po' il torcicollo per il dito. Posso buttarlo fuori? Ma... No, butto fuori te perché ti ho detto non glielo chiedere. Ma io non lo so, da ignorante chiedo. Ma poi io lo so, ma so che andrà a finire ad una stronzata e così è stato effettivamente. Comunque vorrei fare prendere di invidia Mauro e dirgli che ho visto l'intervista dopo. e tu no. Sì, perché ricordiamo che domani avremo la finale di IPL Eurocup. Guarda quello, ci sarà qualche risa su WhatsApp. Decidere che già. C'ho anche io! No, penso che deciderà comunque sia Alfonso. In concordo comunque sia con gli altri capitani. Stavo dicendo, ricordiamo che domani ci sarà la finale di IPL Eurocup, quindi di IPC. Sì. Le squadre che si scontreranno saranno gli S Lions contro. Contro gli Atlantis Foxes. Esatto, come l'hai detto bene. Credevi di fregarmi che avessi detto pessimo. No. Guarda quello, anch'io l'ho visto. Ma cosa hai visto? Ma cosa? La Madonna hai visto? Ti è apparsa in sogno.
Comunque, diglielo, Dario, diglielo. E domani nel pre-live, voi lo sapete, ormai siamo sempre mezz'ora prima della prima partita. E vedremo l'intervista dopo dai due capitani delle squadre. In questo caso, Marito Kivu, e dall'altra parte ci sarà Abbo Siga Gol, esatto. Capitano di Atlantis Foxes. Esatto. Intervista divertente, dove dicono cose simpatiche, ci raccontano un po' della storia dei club, eccetera, eccetera. Quindi vi invitiamo domani, come vedete, il simbolino degli Young Gamer è in live su Twitch. Clicca, entra subito, perché se ti perdi l'intervista non trombi più. Sicuramente è consigliato, mentre state in bagno nella tazza a cagare, comunque è un buon passatempo, io ve lo dico. Perché ci siete, cioè, sono in bagno, non posso. No, quello è un momento giusto. Io vi dico che vedrete Maurito come non l'avrete mai, come non l'avete mai visto. Nudo. Cosa? No, appena docciato con i capelli fatti. Mi ha fatto aspettare mezz'ora. Eravamo rimasti alle 6 di pomeriggio. Si è presentato alle 6 e mezza. Ma hai visto com'era tutto trassato? Si dice, capito? Sì, sì. Cioè, trassato? Cioè, trassato, doppia S. Marco, adesso. Aspetta qua. Come parla? Scusa. Christian, ti sto per... Io non lo capisco a volte, credimi. Faccio fatica, Christian. E non parlo mai in sardo, mai, mentre voi parlate sempre in siciliano. Ma vabbè, ma tu stai imparando. Ma dove cazzo guardi? Guardo te. Abbassati, Cristian. Che faccio dagli orecchie così. Vai, fallo. Bravo, E poi dall'altra parte. Stasera proprio trash, eh? Proprio quello. Marco Incocciati, nel frattempo ci saluta. Ciao Marco, ciao Marcuccio. Isolare. Noi ve lo ricordiamo. Venite domani. Io ve lo dico. Pre-partita. Io ve lo dico. Sto accettando lo share. No. O magari sbagli il pulsante e spegni la PlayStation. Che riaccendiamo, si riaccende, tranquillo. Io ve lo dico, non perdetevi domani il pre-live, perché c'è qualcosa di veramente interessante. Beh, certo, il bomber della nazionale si fa aspettare, dice Angelo. Ma chi sei? La prima donna, dai. La principessa sul pisello, più pisello che principessa. Chi sei? Lady Oscar, no? Guarda, se quella parte rasata se la fa allungare, si fa tipo biondino, poco poco ci assomiglia, comunque io non vorrei dire. Grande spalle festa alla corte di Francia. Esatto. Di spalle al buio potrebbe somigliarci, probabilmente. Sì, poi voglio vedere quando gli vai a mettere le mani in faccia e senti la barbetta di Maurizio. Voglio vedere. Intanto facciamo vedere i marchi cose. Finalmente ho fatto le analisi e posso bere le bibite con le malattie. Se non hai mai smesso. Esatto. No, ho fatto 4 giorni e ho bevuto solo acqua. Con la cannuccia. Esatto, guarda quella che è avanzata. Secondo te che fine fa? Ma vai a cagare, acqua di merda. Anche noi, ma penso a Lisan. Ma magari, no. Cosa? Penso. Lisan. Dai. Ma che ne sai tu, Chiara? Non conosci Lisan? Io ho capito che lui non capisce un cazzo di, insomma, da questo lato. Però dai, tu non conosci Lisan, dai. Chi cazzo è Lisan? Cercala su Twitter. Non posso ora. Dai, faccela vedere a tutti. Ma vi siete iscritti al torneo 13 di sabato 13 online? No, ma oggi per curiosità siamo andati a vedere gli iscritti. Abbiamo visto i nick, c'è il mondo là dentro. No, Angelo, io te lo dico. Io mi è arrivato il link, ho cliccato, mi sono iscritto al sito. Ho fatto l'iscrizione al torneo, dovevo solo confermare, e poi ho detto, ho guardato anch'io chi c'era, ho detto, ma cosa ci fa il Nick Crisabbo in mezzo a tutti questi? Ho detto, ma vai a cagare Crisabbo. E allora erano, credo, 147 iscrizioni, abbiamo visto, Crisabbo. Ecco, di 147 ne conosciamo. Allora, intanto è stato il piacere capire che penso un buon 80% li conosciamo tutti. Sì. Ma poi perché poi non ci fai caso. Quando vedi Nick come il distruttore 44, come Suprema e Torito, come lo scandalo, ma secondo te che cazzo c'è Zega Crisabbo lì in mezzo? Allora ho staccato e ho detto, ma no, ma più che altro, se tu ti iscrivevi e loro vedevano Crisabbo YouTube, no? Pensavano, ma vuoi vedere che forse ci fa le streaming, le live? Non pensano mai che giochi.
Magari fa il caster e non lo sa, esatto. Ma io l'ho detto ieri che chiacchieravo in party con un amico, mi ha detto questa cosa e mi ha detto: ma ti sei iscritto al torneo? Gli ho detto no, però mi sarebbe piaciuto commentarla, perché c'è gente, cioè vuoi mettere a commentare la partita del distruttore, dello scandalo di Ettorito, cioè c'è gente uno contro uno, tanta roba, raga. Sì, tutti, ho visto tutti i capitani dei clan praticamente si sono iscritti, i ragazzi che ci seguono in chat, eccetera. Quindi era tanta roba. Mauro però... mi ha appena mandato un invito a parte. Mauro, c'è Gianluca che mi sta facendo share. Che qualcuno glielo dica. Aspetta, gli mando un messaggio. Non ho capito. Però alla fine ho detto: no, 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 lascia perdere qui Zabo. Che poi magari rischi di vincerlo battendo il Torito e succedono cose. Basta. Comunque, stavo dicendo: oggi sono cattivo. Poi stavo dicendo: Dario diceva, ma come? Con enfasi di stupore, chiaramente. Ma come? Cerca, cerca. Magari quando sei solo a casa è considerato per la tua sopravvivenza. Se ti vede la signora, dice, No, ma cioè, io non ci credo che Marco non conosce lì giallo. Non ci credo. Guarda, ehi Siri, cerca Lisa Ann. Lo so, chi è Melisandre? Ma Melisandre è quella di Game of Thrones. Lo so io, perché non la vedi Lisanne. Non la vedi Lisanne, e poi non ce l'hai nei tuoi contatti. Quello mi rimanda a parte. Ma numero di Lisanne. Ma l'ha letto, non l'ha letto sicuro. Ehi Siri, è morta. Ehi Siri, è morta. Cerca Lisanne su Google. Lisa Ann Walter, un'attrice statunitense. Perché se vuoi fare di combattimento, scommetto. È un'attrice statunitense, no? Fa film di combattimento, se non sbaglio. Sì, certo. Lotta. Spade. Nuda. Sì, sì. Ok, ho capito, hanno capito tutti, pure Dario, guarda Dario. Con se si dice chi è in live, si è ban diretto, ok, vabbè. È un'attrice statunitense, l'abbiamo detto, è un'attrice statunitense. Ok, che ma io quello che mi chiedo è: voi come fate a conoscerla? Minchia, non sono cresciuto con lei. Secondo te che mi sono strofinato fino ad oggi? Meno male che... cioè, veramente. Con chi ti strofinerai? Il ragazzo con lei non lo sa. Esatto. Oh, raga, io sono rimasto un po' indietro queste cose, mi dovete perdonare. Perché io sono fidanzato, io la ragazza ce l'ho, vabbè. No, va, più che altro tendo a guardare quelli amatoriali, quindi insomma. Cosa? Attenzione, salutiamo Daisy in chat. Che lo immagini. Dio santo. E anche oggi la parte del disagio l'abbiamo superata. Salutiamo il presidente. Ci guarda. Forse. No. Che dice: ma mannaggia il giorno a cui ho detto questi disagi. Ma tanto non gli compete questa live, quindi. Sì, vabbè, però sai com'è. Guarda quella. Tommy. È un sito, Tommy, dove ti puoi strofinare un botto. Ci lasci la pelle letteralmente. Diciamo con i cavalli, la plastica. Sono più di qualità, onestamente. Più naturale, sembra tutto così forzato con le cose professionali, vero? Datemi torto. Anzi, dategli torto. È vero. Però ci sono anche delle cose che non esistono. Cioè, tu dai la telecamera a un qualsiasi. Sì, ma non cioè, non facciamo discorsi. Non... Sì, stasera abbiamo una live. No, stiamo parlando di calcio. National team, quindi, signore. È un sito partner con gli infetti. Sì, praticamente sì. E mai più ci cliccherò. E se non mi trovo bene, cambio la categoria. Ma cosa vuoi che sia? Sono in cerca di compagnia. Qualche social troverò. Io mi dissocio, ragazzi. E mi vengono così, perché le malattie non smettono mai di lavorare qua dentro. Dio esatto. Oddio esatto. Chiabannateci, caccia.
Vero, per la maggior parte sono cose che mi fanno vomitare, quindi a posto così però. Maledetto io che cito l'Israele. Minchia, lo banniamo, Dario, per favore, morte, lo bannano. E non posso. E poi sono io il modo, ma va bene, nel senso. Comunque salutiamo, alla fine salutiamo Lisanne, che comunque sempre nei nostri cuori. No? Esatto, non so, dentro non so. Qualcos'altro. Esatto. Vorrei dire un'altra cosa, però non posso dire. Una marea di bambini persi, però vabbè. No, non volevo dire quello. No, nel senso, come gender. Guarda quello, ma scusate, ma non potevano chiamarsi Eiffel 69, no? Esatto. E gli Eiffel 69, famosissimi. Dio, ma poi, ma metti che la gente seria, che gioca a PES, che viene qui per vedere una bella partita. E dice, ma questi tre coglioni, ma cosa stanno facendo? Se voglio una partita seria, voglio commentare di serie, se ne devo andare da quali cazzo io proprio. No, ma tra l'altro, ma basta quei pre-partita, attenzione, oggi si sì, giocherà, ma ce ne frega, andiamo i cazzi nostri. Ma è proprio questa la cosa che caratterizza le nostre live, che noi startiamo mezz'ora prima per farci i cazzi nostri, e poi facciamo la partita, poi un'altra 10 minuti, un quarto d'ora di affari nostri, e poi ci salutiamo. Ci sono le sì? SR. Non so cosa. No, io ho paura di fare domande a Dario, perché mi potrebbe dare delle. Vabbè, ma può scrivere, non è che è importante che state attenti quando leggiate. SR sa per senza regole proprio. In questi momenti così cresce la telecamera, che se la fanno bene. Sì, no, qua loro proprio ci insuppano il biscottino. Esatto. No, a Palermo! Dai, zitto, che quando sono tornato da fare le commissioni dal dottore non sapevo cosa fare, ho preso il cellulare, l'ho connesso all'impianto stereo che va Bluetooth e gli ho detto a mamma, la vuoi sentire la canzone dell'estate? E ho messo quella canzone, è durata tipo 15 secondi, mamma ha detto o lo spegni o lo butto per terra e lo schiaccio coi piedi. Ho detto vabbè mamma. Cos'è che mi avevi raccontato oggi? Che Tomate ti ha dato una risposta che mi sono scassato dalle risate comunque. Cos'era? Non lo so, oggi sono successe tante di cose. Io ho perso il conto, perché pure le altre non me le ricordo, ma ci sono state tante cose. Non lo so. Tommy dice su Google c'è scritto che ieri notte Lisanne è stata vista a San Gavino. Sì, ma non ha girato il numero, quindi. Zitto, non dire niente, che era qua sotto, era. Stava giocando con lo skate insieme ai ragazzini. In un modo alternativo, tra l'altro. Ah, ecco, dice le song request, dice Dario. No, perché no. Marco non c'ha il bot. No, ma nemmeno le mettereste, vabbè, no. Anche perché adesso si chiama Lisanne Gavino. Questa mi piace. Tommy, c'hai più malattie di noi, Dio santo. È per questo che Tommy ci segue dall'inizio, lo so. Anne Gavino mi piace un sacco. È il paese dei buchi. Quelli sulla strada, ovviamente. Ovviamente. Che non si intendano cose che non sono vero. Beh, perché il ventolino si gira per i cazzi? Ogni riferenda a persone e cose è puramente casuale. Guarda quello, non ci sono bot qua. Sono libero. C'hai solo il credo Streamlabs che gestisce la chat, quindi bagna in automatico le cose non consentite, parole strane, insulti, bestemmie. Esatto. Va bene signori, pronostico per stasera? Prima partita? Se i ragazzi giocano come stanno giocando queste ultime partite, secondo me le vincono tutte e due. Magari anche solo di misura, tipo 2-1, 3-2, 4-3, ci potrebbe stare, anche perché la Croazia magari c'ha Mandzukic che è alto ma è lento lì davanti, però c'ha Perisic sulle ali, potrebbe essere veloce e rischioso, il centrocampo è buono, perché è buono. Magari io direi che come organico sono più o meno molto simile all'Italia. Però c'è da dire che comunque la Croazia ha una buona squadra, eh? Nel senso, sì. Come organico di squadra.
L'unica cosa è che cioè, poi è una cosa che cambia da giocatore a giocatore, perché io non mi trovo bene quest'anno né con Rakitic né con Modric né con Kovacic, l'ho provato, li trovo troppo lenti. Modric ce l'ho IF 97 di VGG su MyClub ed è lentissimo, l'ho provato anche fuori e rimane lento, cioè deve essere proprio il giocatore che ha fatto così, non mi trovo bene. Io preferisco, che ne so, Milinkovic-Savic per esempio come CC, quindi bisogna vedere. Però se il centrocampo gira bene, beh, Milinkovic e Savic comunque sì, anche più, ha più stazza, sì sì sì, più fisico, ma poi lo trovo più veloce, mi intercetta più palloni, è più, non lo so, dinamico a tutto campo, non lo so, però sono fiducioso per queste due partite. Poi ovviamente noi sappiamo che dove non arriva PES con i giocatori che ci mette in formazione, arriviamo noi comunque con i ragazzi che ci giocano, quindi io lo stavo leggendo, Tommy, domani ho la visita e se sarà positiva mi daranno l'infermità mentale, grazie ragazzi, vi adoro. Esatto, esatto, pensa che io l'ho fatta oggi la visita e mi danno i risultati giovedì e magari ci prendiamo la 104. Cosa? Secondo me potrebbe fare benissimo se era Kalinic. Sì, ovviamente, ovviamente. C'è poi Corluca, Lefort. Okay. Attenzione, è arrivato un messaggio interessante. Di? Del presidente, sulla chat. Presidente, salutiamo il presidente. Non sa neanche che siamo tutti in live, ma va bene. Vabbè, intanto che aspettiamo che mi avvii lo share. 104, bella per te, le agevolazioni fiscali sono ottime per chi ce l'ha. Guarda quello. Guarda che 104 ride cose. Non me la daranno mai, non me la daranno. Ma non mi danno manco il lavoro, quindi pensa tu. Oddio, se lo vedo chiaro. La luminosità tutta... No, ma questo è settato dai ragazzi, per questa luminosità, scusatemi. Sì, sì, sì. Ma perché? Ma sai cosa? L'ho notato anch'io e dovremmo, quando ci fanno SharePlay, dovremmo avere un filtro apposta che possiamo applicare già sul tipo tu sul legato, io sulla vermiglia, in modo che se vediamo un gameplay così chiaro andiamo direttamente tra i filtri, lo abilitiamo. Ve lo faccio vedere, raga, perché tanto sono fermo in questo momento. È un po' troppo chiaro, un po' troppo chiaro. È chiaro un botto, lo via. Vabbè, alla fine comunque è più per le scritte, per le cose, però poi durante la partita. No, vabbè, io considero che c'è la TV qua accanto e sì e no, manco un metro, è molto fastidiosa sta cosa. Cioè proprio fa male gli occhi. Cioè guarda qua. Te l'ho detto, dovremmo avere già un filtro che possiamo applicare ogni volta che ci serve, perché ho visto che molti usano la luminosità al massimo, al massimo. Ma perché? Cioè non è un FPS, non è COD che devi vedere magari quello che sta all'ombra. No, mi dici comunque i croati sono forti, ho giocato con 2-3 di loro in COP tempo fa. Ma c'è giocato in COP insieme o contro? Se dici in COP insieme, dice, ed erano anche più forti di Abo e quel malaticcio di Giuse quando... È venuto Tommy, poverino, ha fatto una partita con me, c'era Giuse con le malattie, abbiamo preso 9 gol. Che quando gli prende male a sto ragazzo, perché insieme e contro. Proprio si mette in impegno per farti perdere la partita. Un bot. Poi tu gli dici non la fare sta cosa, lui la fa uguale. Tu ti incazzi, lui dici non ti incazzare. E lo fa. Prendiamo 5-6 gol, alza tutta la squadra, tanto non abbiamo più niente da perdere. Sì, certo. Però possiamo... alzo tutta la squadra e ne prendiamo altri 3 di gol, quindi pensa com'è andata quella partita. Difensione insieme e contro, vabbè. Dice Tommy, sì, in doversa verso il team. L'altro non sappiamo nemmeno, aspetta, ieri abbiamo visto la classifica, a che punto stavano i croati? Stavano dietro, se non mi sbaglio, sono più giù. Sì, se non sbaglio sì, almeno con la vittoria, però bisogna vedere cosa hanno fatto loro anche. Vedi quello che non sopporto io, che sei fuori dal club e ti esce lo spam della pubblicità di MyClub. Sì. Questa è una cosa che non sopporto. La stessa cosa quando ci sono i player of the week, gli agenti, le cose. Ti spammano cose, tu magari sei fuori dal MyClub a giocare con le squadre reali e ti spammano cose che non esistono.
Allora, con i risultati di ieri erano praticamente loro a 32, noi a 33, noi attualmente siamo a 36. A No, siamo a 39, fra. 39, sì. Comunque la partita sta iniziando. Ci siamo. Cri, vai tu o vado io? Dica. Ok, Vai tu, vai tu. ok. Abbiamo l'Italia in magliettina bianca e calzoncini azzurri contro la Croazia in maglia, abbinamento scuro, diciamo così. Parte subito l'attacco sulla fascia destra. Il pallone in alto, subito a cercare la punta, ma la nostra difesa è attenta e stoppa subito la prima azione avversaria. Intanto vediamo come gestiscono la palla. La portano indietro fino alla difesa. Noi forse riusciamo a intercettarla? No, perché Candreva fa un movimento abbastanza strano. Però riceve palla adesso. Ciao Palla Lorenz. in avanti per Maurito. Ancora Maurito, vediamo se riesce a gestirla. La perde, ma la recupera subito. E c'è Gianviteri che la fa passare per suo Enigma, ma la perde sul velo. Maurito va in pressing. Il portiere la rilancia. Peccato, poteva prenderlo addosso e fare un gol di quelli che non esistono. Non mi sarebbe piaciuto. Guarda suo Enigma, fa partire Verissimi e il tiro. Ribattuto dal portiere, Maurito prima va sulla palla, poi ci ripensa, la lascia uscire e ci prendiamo l'angolo. Quindi angolo subito sulla sinistra del portiere. Cerchiamo subito di fare un bello schemino, di portarci in vantaggio, ragazzi. Dai, dai. Bella per Loren X. Bella, bella, bella. Vediamo se riusciamo subito a essere cattivi lì davanti. Parte la palla, il colpo di testa, Oddio! in rovesciata, credo fosse fuori gioco. Sì. Non penso neanche il palo Sì. Era bella però, era bella. Fuori gioco, però ci poteva stare, ci poteva stare, dai. Andiamo intanto al pressing avversario per non far ricostruire l'azione. Questa Croazia è abbastanza pesante. Vedi Kovacic come si gira un po' così, lascia partire. Guarda quelli che splashano. Cosa splashi? Ma Anche questi! Abbiamo beccato altra gente che ha le malattie, veramente. Spero che abbiamo sia solo perché qualcuno ha problemi di lag, spero che sia solo per quello. Intanto parte il passaggio verso Enigma, però appoggiato al portiere di testa, Gianviteri non ci arriva per un soffio. Il portiere della Croazia, Subasic, la manda in avanti dove c'è Rebic. Perché Rebic? Fuori gioco però, l'Italia può ripartire con un fallo io comunque proprio sono sotto tanto che c'è differenza proprio di stazza fisica. il centrocampo, Non è sì. colpa mia, Angelo. Questa è la risoluzione che mi sta sparando in questo momento Gianluca. Cioè Sì, chi fa lo share io player? quello che vedete voi è quello che vedo io dello share play, raga. Uguale. Anzi, vi dirò di più che in questo momento OBS vi sta dando del contrasto in più perché dalla TV è peggio, è molto più chiara ancora. Partito il cross. Ezio ci arriva di testa con Bonucci prima che ci arrivi Mandzukic, cioè poteva diventare veramente pericolosa questa azione. Intanto vediamo i croati se fanno lo schemino. No, la buttano subito. Portiere para però attento su questa conclusione. Vediamo. Ancora calcio d'angolo. C'è Don Matteo 21 pronto Che lì a cazzo? ribaltare. Questo è il nick della sera comunque. Eh sì, parte la preghierina, parte anche la palla. Esciamo col portiere. Bello, bello il rinvio del portiere subito. Gargi Lupin l'appoggia di testa, ma passaggio corto, viene intercettato. La Croazia si porta in avanti adesso per vie defilate. Adesso si accentra, però perdono la palla e suo Enigma può amministrarla e mandarla sulla fascia destra, dove c'è Gianviteri. Manuale in avanti per Maurito, non riescono a gestirla i due. La palla ritorna alla Croazia, sempre su quella fascia. Finisce fuori, fallo laterale, batte la Croazia con Splito Cross. Chi? Proprio lui, signori, incredibile pazzesco. A partire il traversone, vediamo se Mandzukic ci riesce a staccare di testa. No, ci riusciamo prima noi con Ken, attento sui cross avversari. Proviamo a far partire un pallone basso, ma non ci arriva la palla a Gianviteri. La Croazia riparte per vie centrali, fanno lo scavetto adesso, è passato No, Mandzukic. Credo fosse fuori gioco. meno male. Esatto. Sembra avesse 14, dice Marco. Quindi c'è Ragazzi, una certa differenza di... vi assicuro che in TV è peggio. Qua almeno Bella. c'è il A programma che sta dando un po' di contrasto. fine primo tempo proviamo a applicare il filtro così magari i ragazzi lo vedono un po' E più. come, Abbo? Ma questo Passo da sai lei. perché accade? Perché accade? Che capita che molti hanno settato la televisione molto scura, no? E per invece di toccare qualcosa dalla Sì, TV, bravo Chris, lo riesci a penso fare un'altra pure sessione di gioco. Sì. io. Attenzione, nel frattempo lag. Mamma mia, qui ho un attacco è arrivato. Guarda Gargi Lupin che va dritto contro i cartelloni. Che se la vedo, ma guarda, un attacco. Porca Fissa, Croazia. fissa.
Ah, poi hanno messo pause, cioè menu pausa 0, schema di gioco 0. Guarda, adesso è apparso l'1. Madonna. E state tranquilli che non è colpa di chi mi sta facendo share, raga, quello c'ha FTTH, cioè fa flip proprio. Ah, sì, ha quindi è impossibile che lui. Cioè con sì, ma con ce l'ho ogni volta fissa. Andiamo tranquilli. Marco, un'attacca fissa doveva esserci dall'inizio, se era un problema di gestione di connessioni, eh. Ma sì, ma è lì qualcuno. È qualcuno che sta laggando. Vediamo se riesco. C'è pure Dex, lag. C'è la densa. Sì. Che poi la partita è già iniziata da un po'. Andava bene. Staranno aspettando che si sistemi il wifi. Io lo farei. Sì, ma giocare, cioè nel 2019, dai, giocare a PS col wifi. Non è fisso, è fisso. Vedi, c'è un'attacca fissa. Un'attacca fissa. Beh. Cioè, come fai a giocare così? Come fai? Attenzione che è partito frame, il tiro! Mamma mia. D'angolo. Così, dal nulla! Andrà in pausa, credo, sì. Pausa tolta. Vediamo se riescono a gestirla adesso, ragazzi. Parte a Gabrix dalla bandierina. Il colpo di testa non arriva. La Croazia spazza la palla fuori dall'area e può ripartire in contropiede. Sono 2 contro 3 difensori dell'Italia. Adesso c'è Frame che se lo prende sull'esterno, però va dritto. Rientra il tiro. La palla arriva a Splico Cro. Il tiro e la rete. In mezzo al lag. Così, dal nulla. Un po' brutta. Non sono riusciti né a contrastarli. Lì sì, praticamente guarda, è partito Perisic, cioè non sono riuscito a recuperarlo. Qua boh. Vabbè, ma ancora la partita è lunga, quindi sì, questo indubbiamente. Sì, ma se lagga così e i nostri hanno problemi di connessione. Poi c'è anche da dire che la prima siamo in trasferta, quindi questo vuol dire che stanno facendo stanza loro. Sì. Potrebbe essere anche il loro server. Spero e mi auguro che nella seconda decidano di fare stanza agli italiani. Perché ad esempio ieri abbiamo fatto stanza noi per entrambe le partite. Non si sono semplicemente spostate le squadre. Sì. Sono andate bene tutte e due le partite. Attenzione, esatto. Gabrix, fuori area. La palla arriva su Enigma che la rimette in avanti. Prova il pallonetto. Non va però, non va. Peccato. Attenzione, non era malissimo. Scusate la mia ignoranza, ma se uno non gioca wifi, come gioca? Rete mobile? No, col il cavetto. LAN. Dario, il LAN. Collegato. Attacchi il cavo alla DSL o al modem e la mandi direttamente alla PlayStation. Ti hai molti meno ritardi, molti meno problemi di lag, eccetera, eccetera. È più stabile la connessione. Forza. Petrus per la Madosca, lo so Petrus, lo so. Attenzione, tanto Sonic, ma fa partire no. Mamma mia. Chi è Petrus, Sapo? Peccato. Io l'ho già sentito. Chi è Petrus, Sapo? Ma il presidente. Bravo. Il presidente, mi ricordo Nick, mi ricordo. Presidente, buonasera, presidente. Attenzione, tanto parte il cross, non ci arriva nessuno di testa. C'è Gargi Lupin, però la rimette in manuale, c'è Maurito che può gestirla, apre per Sanpei, il nostro Yuri, la mette in mezzo, il colpo di testa di Subasic, ma la parata tranquilla di Subasic. Peccato, perché l'ingaggio era buona. Poteva allungarla comunque. Dice ciao ragazzacci, bella per il presidente. Ciao ragazzaccio. Tanto la palla arriva stranamente alla Croazia, che col colpo di testa cerca di allungare, ma se prendeva quella palla era fuori gioco, io l'ho visto. Ezio, qua guarda, va un po' a schiati, una partita un po' strana, presidente, io glielo dico. Però c'è Jevo Tapai che la manda in avanti, dove c'è Gabrix che era fuori dal campo. Hanno problemi i nostri, eh. Pesante come muovere i giocatori in questo modo. Tanto Sanpei la butta via di testa. Gian Viteri in avanti, vediamo se riesce a rientrare. La passa su Enigma, il giocatore si gira male, cercava di prendere all'avversario, non ce la fa ancora su Enigma, è davanti, aspetta il movimento giusto, fa partire il lancio, c'è Maurito di testa, la parata del portiere. Mi sembra che oltre al lag questa partita sia anche un po' schiptatella.
Lo dico, io qua lo dico, attenzione di testa, Maurito, si accascia al suolo come una sdraio chiusa al sole. Senti questa gita. Un po' strana, un po' strana sta partita. Non mi convince, non mi convince. Ma che fate con la sdraio aperta, insomma, cioè io lo dico. No, è chiuso, è troppo caldo per stare sotto il sole. Sotto il sole, stai zitto. Intanto vediamo, sbaglia il rilancio il portiere, avevamo la palla ma solo per un attimo. La difesa attenta della Croazia perde la palla qua, però è la difesa attenta. Non puoi sbagliare, non puoi sbagliare, bravo Mauro. Bravo Mauro. L'azione gli è costata carissima. Vedi, vedi, vedi che fai il coso del galletto, vedi Cristian. Lo fa. L'ho detto. Merda, perché non ci devi credere? Buttalo fuori, Abbo. Non ha fatto apposta. Veramente c'è uno dei croati che si chiama Don Matteo. Sì, Don Matteo Ventura. E le serie TV Netflix. Esatto, esatto. Power. Comunque, Don Matteo 21 già sono tantissime stagioni. Io voglio di registrazioni, cose che ne sai. Intanto l'abbiamo pareggiata su uno sbaglio clamoroso della difesa. Avevo appena detto che la difesa, non lo so, l'aveva recuperata bene, l'ha messa bene e li abbiamo puniti malissimo. Le queste sono le tue cheat migliori. Esatto, le crisabocolle fatte al punto giusto. Marco, non puoi sbagliare. Tenta la gufata alla. Infatti, vedi. Avevo appena detto che la difesa aveva fatto un buon recupero, poi l'ha persa e abbiamo fatto gol. E non ti nascondo che un po' comunque. Attenzione, palla al portiere dove c'è Maurito che la ributta in avanti. Ancora per il suo giocatore lì davanti, il suo Enigma la tocca ma solo per un attimo. C'è Luka Modric, Lady Oscar, pronto a gestire la palla, a far salire la squadra. Bello il movimento, si tiene la palla, si gira, si rigira, però il passaggio di ritorno arriva malissimo e c'è Gian Vitelli che la passa a Maurito, la scambia ancora con Agabrix. Agabrix si gira, il passaggio era buono ma non troppo, è come la mia lingua in poche parole. Bene ma non benissimo. Esatto, esatto. Vediamo se sul calcio d'angolo facciamo male. Palla lunga, non ci arriva Gian Vitelli. La palla è lunga, vediamo se riescono ad arrivarci Garghilupen oppure Frame. No, ci arriva Akosubi della Croazia, ma la butta fuori, abbiamo una rimessa da fallo laterale. Akosubi. Su Enigma intanto si gira bene, fa un po' di finte, vediamo se riesce a tenere la palla, non ce la fa, ce la fa Frame però il supporto, ancora su Enigma, la palla per Gian Vitelli, un po' sbilenco, non riesce a buttarla in avanti, peccato. Sta venendo a dare un aiuto. Però... vediamo se il portiere, no, questa volta l'ha lanciata lunga il portiere, Intanto c'è su Enigma al centrocampo che cerca di gestirla, però arriva Luka Modric e gli prende la palla, la butta in avanti dove c'è Ciccio a coprire. Passaggio per Maurito indietro, la ributta in avanti Maurito. Non riesce a trovare il suo uomo però lì davanti per staccare di testa. E così ancora Luka Modric che poi la passa a Jorginho. No, Jorginho è il nostro. Brozovic è l'altro. C'hanno Brozovic, veramente. Che schifo. Che schifo. Guarda ancora Modric. Vede nello spazio Perisic il passaggio. Oddio, la poggia di testa. Il portiere ha preso in controtempo. Però riusciamo a prendere la palla. Maurito la ributta in avanti. C'è ancora uomo. Vediamo se riesce ad appoggiarla. Non ce la fa, marcato da due. La palla però arriva verso la direzione di Maurito. Ma qua l'arbitro, come la palla supera il centrocampo, fischia la fine del primo tempo. Intanto i croati 3 tiri, 2 in porta. Noi 7 tiri, 4 in porta. E ci sono state un po' di parate che... un po' sfortunate. Intanto Carlito, se io mi ricordo ancora, difesa schierata. Sono in pochi in attacco, non segneranno mai 0.25. Non era proprio così, la città, ma ci sei andato vicino. È tutta schierata. Esatto. La difesa è tutta schierata, invece. Devo stare zitto. Però vedi, a volte faccio le call anche per le altre squadre, come in questo caso, c'è uscita. Piuttosto, io comunque sia quella cosa del filtro non la voglio fare, perché insomma, finora soltanto con lui è successa questa cosa. Ah, infatti lo disability. No, che devo disabilitare? Il filtro è un quadratino, no? Che tu vai sull'opzione, tipo, tu c'hai come si chiama? Dalla play, tu dici? No, lo fai da OBS, lo fai. Clicchi su il gatto e c'è la sezione filtri, ti apre la finestrella, c'è lì il filtro che vuoi mettere e poi il filtro ti rimane e lo puoi selezionare e quindi si attiva, oppure deselezionare e ti rimane lì e non interagisci. Ma questa è una cosa da vedere in seguito comunque. Io lo faccio col microfono, sai, compressore, riduzione, perché il mio microfono sarebbe tutto sbucchiato. Ma tu parli dei filtri qua di OBS? Sì. Ma che cagare. Così si fa, come la vuoi fare? Ma se non sei uno streamer provetto, no? Ma stai zitto. Ma sei imparato da me. Ma stai zitto. Che non sapevi nemmeno che esistessero i filtri su OBS.
Ma non sapevo manco che esistesse OBS. Esatto. Guarda Piero, ottimi effetti di transizione tra una scena e l'altra. Una professionalità. Ma cosa? Guarda, per adesso è triste dirlo, ma l'effetto più bello è ce l'ha quello che streama di me, ovvero Cristian, che esce l'immaginetta con tutti gli effetti strani. La voglio fare anch'io, ma non so come si fa, ci vuole troppo tempo, mi rompe le scatole fare cose del tempo. Però la faremo. Un giorno. No, poi sistemiamo tutto. Dario dice, magari c'ha la freccia in alto il portiere. Può essere. Sì, anche perché non mi pare che sia stato selezionato durante le parate. Può essere. Non lo so, ho fatto due parate su colpi di testa, anche angolati, la presa... Sono pochi i portieri che la prendono così. E non credo che Subasic sappia fare quelle parate, senza offesa per Subasic, però... Ah, va bene. Intanto è riniziata. Abbiamo solo Enigma che cerca di perdere un pallone, non ci riesce, per fortuna lo tiene. Cosa? Ma stavo scherzando, devo stare zitto. Palla persa. C'è Yevotafai comunque che la recupera per Frail sulla fascia sinistra. Vediamo se a Gabrix si inventa qualcosa. Una fintina, fa partire il cross. Vediamo se riusciamo a staccare di testa. La palla rimbalza abbastanza stranamente. La Croazia la tiene e la gioca bassa. Adesso un po' alta lì davanti per cercare di far muovere le punte. Ancora in avanti per la Croazia. C'è Luka Modric, il nostro Lady Oscar di PES, che cerca di far salire qualcuno. Lo vede sulla sinistra, però... Cosa? No. Io ho visto due gambe che... Che si intersecava. Botto. Attenzione, la palla rimane lì. Il colpo di cestino. Così. Bella così. Italia in vantaggio. 2-1, signori. Vedete. Non faccio parlare che... Guarda quella palla. La pietra del Galopelotti. Come ha fatto quella palla a rimanere lì? Me lo spiego. Come ha fatto? Ho voluto il tipo che comunque la segna. E ci abbiamo lo script contro, Git. Tutti bravi a schiacciare quadrato, comunque, non è che... Il secondo tempo è... Non l'ha fatta in manuale, comunque. Andiamo a meriti a Mauro, che poi si monta la testa e credi essere bravo. Cosa? Intanto c'è Ken, che butta via la palla. Almeno cerca di far disimpegnare la manovra dell'Italia, che adesso si è spostata lì davanti con Agabrix, la mette alta. Maurito non ci arriva di testa. C'è però Gargi Lupin, che la gestisce bene con suo Enigma, carica il passaggio. Riesce a passare, carica il tiro, non ci arriva per un pelo. E c'è Zaner che lì prende la palla e scappa dalla difesa, passandola a Bocchi 1950. Adesso l'apertura per Luka Modric lì davanti. La palla alta non arriva però a Mandžukić. Intanto lampeggiano i croati perché... Non voglio dire che c'è la seconda volta, quindi spero che stia ancora problemi di lag e cose. Però se scegli un server brutto, zio, non è mica colpa nostra, insomma. Intanto c'è Gian Viteri lì davanti che riesce a fare... L'avevo visto, era bella questa palla. La palla ancora per Maurito, non arriva però. Lady Oscar lo perde, prova il tiro. Gian Viteri non ce la fa a mandarla in porta. Peccato. Sfortunate, però secondo me. Calcio d'angolo, questo è gol. La difesa è tutta schierata. Non funziona sempre. Uno ci prova, no? Si impegna. E perché? Guarda questa finta, Gargi Lupin la mette in avanti. Vediamo se arriva il colpo di testa. No, non ci arriva nessuno. E la Croazia può spazzare la palla dalla propria area di rigore. Però c'è Ken posizionato bene. Prova il passaggio. Frame preso in controtempo. E la palla arriva di nuovo alla Croazia che la gestisce a centrocampo. Solo per un attimo, però, perché la prende solo Enigma. Prova a mandare in avanti per Agabrić con Insigne e non ce la fa. La Croazia la recupera ancora lì sulla fascia destra, la mette centrale in avanti alta. C'è solo Enigma che recupera ancora la palla. Vediamo se riesce a tenerla. No, bruttissimo fallo. Comunque, stanno meritando di vincere, però devono migliorare qualcosa sugli appoggi. Vediamo sugli fraseggi fra loro. Basta, vediamo se riesce a far passare la palla. Non sprechiamo queste palle, raga. Almeno mettiamo l'alta filtrata. È quello che stavo dicendo. No. È una punizione da lì. O la butti o la provi. Perché comunque, dai. Un po' di problemi di fraseggio. Si devono trovare un po' di più nei passaggi. Ma probabilmente è anche quello che se la partita è lenta hanno difficoltà a manovrare i giocatori a trovarsi, Aia! Quello è giallo. Quello è giallo. Poi spendo. Passato malissimo. Quello è giallo. No, questa è di frustrazione perché non si trovano in appoggio, devono stare un po' più, però ci può stare. Intanto c'è Bocchi che prova a far passare la palla filtrante alta, non ce la fa. C'è Yevotafai che recupera, Gabrix ancora lì, ma
fatto fallo su Insigne, su Agabrix, quindi va bene. Ripartiamo con un fallo da sotto la mediana. Vediamo se sceglieranno la soluzione breve, quindi a corta distanza, oppure faranno qualche cambietto. Sì, sì. Vediamo come siamo. Vedi, Verratti e Giorginio. Non è neanche tanto male, comunque. Verratti e Giorginio, un po' scarichi, però va bene, va bene. No, ma poi di solito nelle scorse partite che abbiamo visto su Insigne c'erano molte più verticalizzazioni. Invece l'ho detto, non so, se li vedo un po'... Sì, magari sarà il tipo di partita, giusto, script, quello che sia. Però i fraseggi, cioè, tendono più a tenere palla che a passarsela. Crima, te l'ho detto, non possiamo sapere quanta pesantezza hanno quei giocatori. No, ma non è questione di pesantezza, è anche di, come si dice? No, è che se sei in ritardo, non sai dove può essere l'uomo dopo 3 secondi che fai il passaggio, e cerchi di fare la cosa più semplice che ti riesce, ma magari la fai in ritardo e la palla la perdi, ma è normale. Sì, senza dubbio, però non so. No, si vedeva che la partita era un po' pesante. Io credo che dopo, quando facciamo stanza noi, ospitiamo noi, secondo me la partita sarà tutta un'altra cosa. Almeno me lo spero, yeah. Lo auguro, ecco. Intanto c'è Maurito lì davanti, fa partire il traversone. Vediamo se riusciamo a colpire di testa. No, sfortunatamente no. Vediamo se riusciamo ancora a prendere la palla. C'è Gabrix ancora con Insigne, prova a girarsi, non ci riesce perché Zaner lo marca bene. Però la recuperiamo adesso, c'è Agabrix, vediamo se riusciamo a metterla in mezzo. Agabrix! Sempre lui, al volo, uno a partita, signori. Un gol a partita. Questi sono i gol suoi, ma sì, bravo, ne fa uno a partita, minimo. C'è una media gol assurda sto ragazzo. Non ho visto se era caricato in manuale. No, manuale no. No, era normale il caricamento. Sì, ma da lì Agabrix la carica in manuale. Lo so, però non lo prende perché c'è ritardo. Esatto. Sarebbe stato bello vederlo giallo quel caricamento. Attenzione, sono Enigma, cattivissimo. Vediamo se la Croazia in kick-off glitch. Attenzione. C'è qualche giocatore di Roma o dintorni nell'Italia? Sicuramente. Remo. Ma non è in campo oggi, quindi... Guarda la Croazia che alza tutta la squadra, poi la riabbassa di un attacco perché ci ripensa. Intanto noi eravamo partiti cattivissimi. Remo, la difesa è anche abbastanza alta, cerchiamo di coprire il tutto. C'è Ezio che si stacca dalla difesa per andare a inseguire Piazza lì davanti. Ma Remo non c'è nella nazionale. Come dice, no, Remo non c'è. Pizzica. No, non c'è Remo. Oddio, il colpo di testa. L'ho vista brutta questa. Vediamo se riusciamo a concludere ancora un gol. Siamo 3-1 comunque, quando siamo al 70° minuto. Siamo entrati nel 71°. Vediamo se riusciamo a fare un'altra azione di quelle nostre caratteristiche. Mettere un pallone di quelli belli. Adesso ce l'ha Gabrix. Vediamo se la mette dentro. Verso Enigma. Non riesce a passare. C'è Gianviteri con Zaza. Carica il tiro. Non va. Maurito sull'esterno. La può rimettere in mezzo. Fregato. Bravo quel portiere. Che riesce, ha capito tutto. Probabilmente se Maurito da lì avesse fatto tirava. Un po' più... Tirava. Era... Sì, se tiravo da lì era gol. Intanto Gianviteri in scivolata a strappare il pallone dai piedi dell'avversario per intercettare il passaggio. Qui c'è Ezio che guadagna un po' di minuti per far riposizionare bene la squadra, per perdere un po' di tempo. A Gabrix di testa con Insigne ovviamente non ci arriva, sull'esterno croato che stacca prima di lui. Vediamo ancora la Croazia, si porta in avanti a palla filtrante, però la nostra difesa copre. Ancora il retropassaggio a Maurito Chivo sul portiere che la ributta in avanti per Agabrix. Non ci arriva di testa, però c'è Frame in copertura che prova a intercettare il pallone. I ragazzi quasi ce la fanno, c'è la ribattuta della Croazia che la butta in avanti. Vediamo se riescono a pescare Mandzukic. Ce lo fanno, ma probabilmente era in fuorigioco. Guarda, esatto. Che bel movimento del difensore, guarda, tanta roba questa, tanta roba. Vediamo che parte il lancio, alto, Zaza di testa per Maurito, con il Ciro Immobile adesso. Vediamo se riesce a gestire la palla, no, gliela strappano, c'è ancora Gargi Lupin in recupero. Forse Maurito poteva appoggiarla, non lo so. Intanto è partito lì sulla fascia destra, c'è Akosciubi che però non arriva sulla palla, e Maurito col portiere esce, la guanta prima degli attaccanti croati. La buttiamo adesso in avanti, vediamo se Zaza riesce a staccare di testa. Ci proviamo, non ci arriviamo però per un pelo. È ancora fuori gioco. Bene così. Con calma, guarda. Fuori gioco millimetrico, attenzione. Anche un bot. Chi era lontano, non lo so. 2 anni luce, ma va bene.
ancora Zazza, vediamo se riesce a staccare di testa, questa volta ce la fa. C'è Maurito, fa partire la finta, la mette in mezzo, molto altruista, fa partire il tiro, attenzione Gagliupelli manuale. Tanto c'era Dario che ha fatto una domanda, un chiarimento: quando fate i cambi, oltre a cambiare calciatore cambia anche il videogiocatore? No, cambia soltanto il giocatore in campo, ma quello che tiene il pad è sempre quello. Esatto, esatto. Vediamo intanto se la Croazia riesce a farsi offensiva un po' in avanti quando siamo all'82esimo minuto. L'Italia però ha recuperato bene il pallone, a Gabrix adesso lo gestisce, fa salire la squadra, la fa riposizionare, prova il lancio però ribattuto sul centrocampista della Croazia. C'è Frame dalla rimessa laterale con le mani, vediamo se la dà Jevo Tapai, la palla gli arriva in avanti per Maurito, intercettata però dalle di Oscar Luka Modric. Bella, sono... buono. Comanda in avanti per Gabrix, vediamo se riesce ad arrivare prima del portiere. No, il portiere la prende, Subasic la ributta in avanti sul laterale dove c'è Splicrocro. Cosa? Splicrocro, che nomi strani. Attenzione, intanto la palla passa ancora per Splico. Buono, ma c'è Carichirupelle che la recupera, si ostacola un po' con Ezio che riesce a tenere la palla. E ancora Ezio, la palla un po' di confusione con la Ma è giusto ora fare un po' di pressing per non dare traiettorie di passaggio. Vediamo cosa fa la Croazia qua. Palla alta, vediamo se stacca di testa. Ce la fa solo per un momento, la palla rimane lì. E Bonucci con Ezio con Bonucci. Un tuffo come un delfino. Attenzione, intanto la palla viene messa in mezzo, il colpo di testa, la parata di Maurito, ancora la parata di Maurito. Li chiude per due volte, gli dice che non si passa da lì oggi, non si passa. Non in questa azione. Buona. E la palla gestita bene per Gian Viteri con Zazza lì davanti. Vediamo Gian Viteri se riesce ad amministrarla, la passa a Maurito. Carica la finta. C'è, la passa di nuovo indietro per Agabrix. Vediamo se entra in area, la può gestire. Solo per un attimo, pressato prima da due e poi da uno a rimorchio. Però la palla va fuori del calcio d'angolo. Batte Gagliupelli. La palla arriva. Vediamo col colpo di testa, la parata del portiere. Non è entrata neanche questa, peccato. Sarebbe stato il 4-1. Sì. E comunque siamo al 90esimo minuto. L'Italia è in vantaggio per 3-1. Bei gol, doppietta di Maurito e gol di Agabrix. Bello. La Croazia che sbaglia il tapino. Hanno fatto una bellissima azione qui, eh. Bello, sì. Solo il portiere davanti, però si sa che Mandzukic c'è un pippone a tirare la palla a giro, quindi da lì, come dice Mario Cristian, la carichi tutto, una bella botta. Ma che ne sanno questi? Se non c'hai il bomber. Esatto. Ancora la Croazia intanto per Pichica, come dice Mario Cristian, la palla è passata. Giocatore avversario della Croazia che non riesce comunque col tiro, il portiere la stoppa bene, ancora Maurito, vediamo se esce col portiere, ce la fa con i pugni, la butta ancora in avanti e fischia la fine. Voglio il migliore in campo. C'è andata benissimo, c'è andata, eh. Voglio il migliore in campo qua, ragazzi. Allora, è scontato perché ha fatto due gol e ha salvato le ultime tre parate nel giro di due minuti ed è proprio lui, Maurito Kivu. Esatto. Sì. Un po' è brutto dirlo che è il migliore in campo, però... Sì, perché poi lui si esalta. Esatto. Però infatti, dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Bella la prestazione comunque. No, tra l'altro, ragazzi, comunque la Croazia non ha giocato male, eh. No, assolutamente. Ha fatto delle azioni. Poteva giocare meglio, si è svegliata alla fine, secondo me. Ha peccato perché tantissimo al centrocampo. All'ottantesimo in poi c'è stato un vero e proprio assedio della Croazia, però cioè, diciamo che l'Italia ha retto bene, anche con un po' di fortuna in mezzo. Vabbè, comunque c'è da dire che Ezio ha fatto quel tuffo, quell'incolpo di testa con Bonucci, e quella palla era rimasta lì magicamente, quindi l'ha buttata fuori, ci ha salvato. Poi Maurito due volte subito, veloci, su due parate è riuscito a prenderla, anche poi la terza quando ha fatto uscire il portiere con la mano. Cioè, te l'ho detto, dove non arriva PES, mettendoci i giocatori giusti che giocano nell'Italia, arrivano i nostri ragazzi, l'esperienza, i numeri, chiamali come vuoi, però... Emozioni. Esatto. Cosa? Perché canzoni dubbie? Perché canzoni dubbie? Chiamale se vuoi. Va bene. Siamo contenti, la prima è andata, ci siamo portati a casa i primi tre punti, che comunque schifo non fanno, No, anche perché se facciamo altri 6 punti stasera saliamo, ci facciamo adesso siamo 39, 42 punti. Vediamo, per vedere un po' la classifica. Però non è aggiornata la classifica. Lo so. Però riusciamo bene o male a farci un'idea. 42, siamo vicino al quinto posto in questo momento.
Ma sempre. Tra il quinto e il sesto posto dipende comunque sia da cosa hanno fatto gli altri, tutto Sì, sommato. allora, c'è da dire che comunque la Germania ne ha 26, quindi voglio dire, Ne ha già giocate, sì. ha una partita in più insieme alla Turchia. Sì. E, boh, non lo so, 40, Guarda, tra nelle il sesto e il prime settimo posto dobbiamo 20. E essere. calcolo che ancora c'è un'altra partita, che se la vanno a vincere sono a 45, Sì, quindi. sarebbe la partita di sta settimana, tra l'altro. No, io parlo proprio di questa qui, che è la Ah, seconda ok, partita. sì, no, come match day. No, poi match day fanno punteggio anche lì, che dovrebbe essere contro la Grecia, credo, che non ho visto bene com'era in classifica, ma forse nelle ultime posizioni. Non deve avere un grande organico la Grecia, Sì. poverini, esatto. Grecia, Cioè, Bosnia, Austria. 39 gol hanno subito. E quindi si può fare. Oh, l'Italia comunque, cioè come differenza reti non è messa male, No, assolutamente. eh. Non ne subisce tanti, anzi è in positivo più che in negativo. Certo, se andiamo a vedere la Francia non c'è storia, come differenza gol, hanno più 75. Ma lì la Francia Gol te lo fa tutti gli anni. segnati, la Francia ha fatti 108, ragazzi. Cioè, devastante. Ma qui c'è anche da dire è che comunque cioè, possiamo girarci intorno, ma le altre nazionali hanno comunque sempre quella formazione. Cioè, i ragazzi che giocano nelle altre nazionali sono sempre quelli. Noi, minimo 3-4 giocatori a partita, li cambiamo perché ne abbiamo Girano. tanti bravi, esatto. Girano. E li facciamo girare e comunque magari qualcuno si trova un po' così, magari qualcuno non ingrana subito, poi. Cioè, ditemi quello che volete, ma se facessero giocare me con la nazionale italiana e stessi andando a rappresentare l'Italia, un po' di emozione ce l'avrei, quindi c'è anche quella da mettere in conto. Poi sei costantemente in match day, voglio dire, sei in live. Sì. Quindi c'è anche il fattore emozioni, cose, sai, la nazionale. E i nostri, come abbiamo già detto, 3-4 giocatori li cambiamo quasi sempre, quindi. Mentre le altre formazioni sono quelle, la Francia gioca sempre con quella, così la Germania, così l'Inghilterra, magari possono cambiare un uomo a partita, però la formazione è sempre quella. Allora io volevo rispondere velocemente a Dario che dice che Montepremi c'è, niente, si gioca per la gloria e le squadre, te le vado ad elencare velocemente, sono Francia, Spagna, Olanda, allora Francia, Spagna, Olanda, Germania, Inghilterra, Portogallo, Turchia, Polonia, Serbia, Italia, Croazia, Russia, Ucraina, Grecia, Bosnia e Austria per un totale di 16 squadre. Sì. E Tommy, vedi che Tommy dice, nella Francia giocano sempre gli stessi e in più quelli si chiamano Red Mamba, Lotfi, Usmacabil, Kams, che è gente che comunque, cioè, c'ha tipo 4.500 punti su My Club, esatto. Cioè, non è che stai giocando contro l'ultimo arrivato. Usmacabil, campione del mondo di PES 2019, Tra non è che l'altro, stai non vorrei giocando. sbagliarmi, ma Red Mamba ha passato i 3.600 punti su MyClub. Lotfi è tra uno che sta continuamente tra in finale e semifinale comunque della PES League. Usmacabil l'ha vinta quest'anno la PES League 1 contro 1. Red Mamba dovrebbe essere arrivato a 4.000, ragazzi. Quest'anno Lotfi ha partecipato alla Sì. cosa, alla Non PES vorrei League. dire, non vorrei dire una cazzata, ma mi sa che Fosse non l'ho uscito visto. quest'anno. Cioè, Vedi? io non l'ho Anche visto. Tu mi dici, Red Mamba è sopra i 4.000, Marcolino. E io Sì, sono sì, sì. rimasto Perché indietro, credo di un mesetto. c'è Red Mamba e l'altro che non mi ricordo mai come si chiama, che stanno tutti e due a 4, uno sta a 4.500, l'altro sta a 4.300, quindi. Hai detto Gente. qualcosa su cosa hai scritto prima? Se sì, si può ripetere? Niente, ti ho semplicemente risposto alle due domande che hai fatto, cioè quante squadre sono in Sta Nation, che sono 16 squadre, te le avevo linkate sostanzialmente, se c'è un montepremi. No, qua si gioca per la gloria. È Sì. puro Cos'è divertimento, raga. il primo anno di Nations League, Marco, se non sbaglio, giusto? È il primo anno che Per vediamo noi le sì, per noi nazionali. che castiamo sì. Loro hanno già giocato Intanto comunque. Tommy scrive qualcosa. Il messaggio è stato sospeso per il seguente motivo: furto di identità. Tommy, perché vuoi rubare? Patanegra sta sopra i 4.500. Ma Ah, ecco, consenti, ricordavo. guarda questi. Che poi
come fa il bot a riconoscere che Tommy vuole rubare l'identità di Patta Negra? Mi scusi, non ho capito. Non lo so, forse riconosce, avrà scritto bene il nick, quindi avrà riconosciuto. Sicuramente Patta Negra c'aveva un canale Twitch. Sta su YouTube anche, credo. Gloria, ottimo! Non mi piace tenere con i soldi, diventa tutto antisportivo molto velocemente. Applauso per Dario. Sì, sì, sì. Sei perfettamente sulla nostra linea di pensiero. Non siamo qui a rimembrare vecchi progetti, vecchie cose, no? È la stessa nostra idea, uguale. Vediamo come stanno con le frecce, insomma. Ma ti posso assicurare che sia che non stanno messi male. No, no, no. Certo, c'è praticamente Zappo Costa e Lugano che sono inutilizzabili. Guarda quello, perché se schifo Patta Negra mi dice che rischio il carcere. Guarda, te l'ho dovuto consentire via messaggio. Tommy, non puoi strofinarti con chi vuoi, io te lo dico. Oh, comunque è tristissima la cosa che non aggiorna la rosa dell'Italia. Ma ormai arrivato a questo punto, speriamo esatto, che sul PES 2020 ci sia qualcosa di, no? Poi magari arrivano le convocazioni nazionali e PES 2020 non aggiornerà più la rosa e giocheremo con quella che ha giocato le scorse partite di quest'anno, Esatto. Ma per quale motivo? Non lo so, perché Twitch magari riconosce il nick e non gli piace che vengano nominati. Ho nominate persone che non sono in chat e cose, quindi parte in automatico il ban per quella parola, però dobbiamo consentirlo noi, non è un problema. E con chi mi strofinerò? Non lo so. Io proporrei di nuovo Lisanne, ma sto zitto. Basta. esatto. Intanto ho acceso PS perché sono curioso di vedere la classifica. Esatto. Red Mamba 4.468 punti. Cioè non ha giocato quasi niente a PES quest'anno. È sceso. E la luce del sole? Dove l'ha? Li ha fatte in 1478 partite. E ha fatto 1310 punti settimanali. Cosa? Ma ce l'ha una vita sta persona? Probabilmente no. E c'è di peggio. Cioè a livello di partite giocate c'è di peggio, raga. Sì. Ma il bello è che in divisione online ha fatto 52 partite. Ne ha vinte 48, 4 perse, 1005 punti di valutazione. In 52 partite, 1000 punti. Ma sei malato, mi scusi. Ha più o meno la mia percentuale di vittorie nella divisione. Sì, la percentuale di vittorie è il 92.3%. Vittorie consecutive 32. Segna 4 gol a partita, quasi 5. Spaventoso. Continua con la telecronaca. Vabbè, io dormo, mi faccio i cazzi. Vabbè, ho capito. È stanco, capiscilo. Esatto. Va bene, va bene. Intanto sento musica. È ripartita l'Italia. Vediamo se anche questa riusciamo a fare qualcosa di buono. C'è solo Enigma, intanto quasi al limite dell'area fa partire il traversone. A Gabrix non ci arriva, forse nel fuorigioco e tenta il rientro per cercare di recuperare la posizione. La palla comunque va fuori. Abbiamo una rimessa da fallo laterale che c'è Dez Carlitos, se ne occupa lui. Ancora Dez Carlitos, entrato adesso. Esatto, in questa volta. La seconda partita. Come Vamos Vincent, che è proprio lì a toccare il suo primo pallone, lo manda in avanti, però perso da suo Enigma. E c'è Maurito che va al pressing, vediamo se mette paura la difesa. Un po', ma non troppo. Anche quindi... Brian Plank dovrebbe essere in mente su questa partita. Sì. E ci doveva essere un cambiamento in attacco, giusto? Sì, non ci hanno detto chi è Leda, ma vedo... Mauro. Mauro non c'era nella seconda. Sì. Doveva giocare la seconda, Mauro. Va bene. Tanto c'è su Enigma, fa partire il lancione, vediamo se a Gabrix ci arriva. Maurito lì davanti, attenzione, su Enigma fa partire il tiro. Soprattutto però dal difensore. C'è ancora Brian Plank che gestisce l'ottimo pallone. Vediamo se fanno partire il cross alto di testa al portiere. La stoppa addirittura. Fallo sul portiere. La palla rimane lì. Con il tacco di Gabrix. Regolare. Italia in vantaggio 1-0. Questo, signori, è PES 2019. No, cioè, ma un gol normale non lo fa sta persona. Vida. Salutiamo Vida. Comunque, ottimo difensore centrale.
Dario dice, ma il catanese guarda di nuovo, pensavo vi deste il cambio, sto magnaccio. Esatto. Non so cosa voglia dire, però mi piace magnaccio, mi piace la parola. Ah, magnaccio è il pappone. Ah, chiedo scusa. Non lo so. Perché questi termini strani? Ma che ne sai tu, scusa? Va bene, va bene. Intanto siamo in vantaggio 1-0 quando sono passati appena 9 minuti adesso sul cronometro. Quando c'è tipo Losco che rientra per prendere la palla di testa perché il giocatore croato era in fuorigioco. Su Enigma al centrocampo, la gestisce bene. Vede Vamos Vincent lì davanti. Ancora Vincent riesce a recuperare la palla, può metterla in mezzo, vediamo se parte col suo dribbling. Ok, si toglie l'avversario, fa partire il cross basso. Bella vera Gabrix, non ci arriva per un soffio, intercettato dalla difesa della Croazia, che adesso comunque gestisce il pallone, lì davanti fa salire la squadra. Ancora la Croazia, un passaggio filtrante, per un attimo la palla rimane attaccata, i nostri la spazzano, ma sbatte sempre contro un nostro giocatore, e questo non vorrei dirlo, ma mi sembra... Vabbè. Esatto. Non vorrei dirlo, ma lo vedi da prima quando è gol. Sì, esatto. L'hanno spazzata tre volte abbiamo beccato al nostro stesso uomo. Pes, ti sta dicendo che tu lo devi prendere in questa azione. Per forza. Ma lo conosciamo sto gioco, lo conosciamo. Vediamo se siamo cattivi in kick off glitch. No. E l'abbiamo persa di nuovo. Bella. La palla passa, rimane a Tex che la porta indietro. Per il portiere, fa il rilancio, vediamo se riesco a staccare di testa. Ancora la difesa che la gestisce come può, con questa palla rimbalzante, un po' pazzerella. C'è solo Enigma che la gestisce bene al centrocampo. La palla per Brian Blake, che la bravissimo. Ed è l'apertura per Vamos Vincent che la si la dava da Gabrix quella palla lì. E la devia. Tanto c'è Vincent che si gira bene, può metterla in mezzo. C'è Maurito che è posizionato, fa partire il cross. Maurito di testa non ci arriva. Peccato. Ancora su Enigma che recupera un buon pallone qua per Agabris. Vediamo se fa partire il tiro. Comunque, questo, però il merito di questa azione la dobbiamo dare sia a Show, l'enigmista. Sì, hanno recuperato palla. E anche all'altro centrocampista, adesso mi sfugge. Brian Plank. Ah, sì. Ha fatto un ottimo lavoro. Quindi. Non so se è stata deviata dal difensore. Sembrerebbe di sì. Io ho visto una deviazione. Il portiere che metteva la mano in un modo, poi c'è stata la deviazione. Le ha tolte e ha cercato di metterla nell'altro modo, ma è troppo tardi. Come dicevo, comunque, il merito qui va al centrocampo. È stato cinico. Proprio. Sì. E intanto siamo ripassati in vantaggio. Ma vedo Maurito che si è preso il giallo con Belotti. Era un bruttissimo fallo. Intanto vedo un giocatore tipo Losco che si è scappottato malissimo in area di rigore. Ma queste sono fasi concitate dell'azione. Quindi Brian Plank recupera il pallone, viene avanti per Vamos Vincent. Vediamo Vincent, si gira ancora per cercare di far salire la squadra, la butta in avanti dall'altra parte, non ce la fa però. E c'è ancora Vamos Vincent con suo Enigma che cerca di fare la sovrapposizione. Vamos Vincent però si gira, la dà dietro per Gagli Lupin, la gestiscono bene insieme a Brian Plank. Suo Enigma si apre sulla destra, vediamo se fa partire il traversone. Attenzione, la palla toccata, il giocatore diventa scemo quando gli toccano la palla. L'hai visto? Mamma mia, santa. Scardito, sono un po'... Sì, è passato il giocatore, gli ha sfiorato la palla e il giocatore, il nostro uomo è rimasto fermo. Cioè non sapeva dire, oddio, mi ha toccato la palla. Non sapeva cosa fare, non sapeva. Attenzione, Brian Plank, che bella la rete di passaggio, il tiro di prima di Maurito. Non poteva darla Vincent, comunque. Non ci arrivava, era tutto troppo veloce. E anche a Sergio è arrivato a tirare. Oddbone in difesa, colpisce di testa. C'è Brian Plank con Ferrati, se non ho visto male, va al pressing. Adesso c'è Gargi Lupin. Ancora Brian Plank che cerca di tornare indietro per dare supporto ai compagni. Gargi Lupin invece la prende, la butta in avanti. Dove c'è Red Ned che gestisce con i suoi compagni di squadra l'azione per la Croazia, fanno il velo, passano dritti, la palla in mezzo per la testa di Mandzukic, non ci arriva però, meno male per noi non ci arriva, e qui la gestisce Modric, ancora la palla alta, ancora per Mandzukic, giusto? Poi c'è la palla per Perisic, però non gli arriva, e noi, Emanuele, col colpo di testa, cerchiamo di gestirla sulla fascia, però non ce la facciamo. E questo è il momento di fare qualche passaggio in più anche dietro. Anche dietro, fra? Esatto. Tanto tipo Losco va in marcatura di Splicrocro. Si chiama quello che no, che fantasia nei nomi. Bravo. Poi magari mamma mia, guarda l'apertura, si vede a Gabrix con Insigne, nonostante abbia la freccia giù, non gliene frega una mazza, ha fatto già doppietta, ma che ne sai. Guarda ancora, oddio, si gira, c'è il tocco, questo poteva essere fallo. No. L'arbitro non è dello stesso avviso, vabbè, è chiuso in due, uno davanti, uno dietro. È passato IVA 1988 ST. Prova il tiro! Maurito lo distrae forse col portiere uscendo un po' così. Illusionista, fra. Su questo passaggio
Sai quando fai la prima parata, muovi il portiere, riesce il trofeo, illusionista. Attenzione! Guarda solo Enigma, è lì davanti, prende la palla, carica no, il tiro, no, no, però gli manca il gol a solo, gli manca il gol. Sì. Tanto tipo Losco non riesce a sbarazzarsi di questa palla che potrebbe diventare veramente insidiosa, però c'è Garbi Lupin in ottimo recupero, sbaglia l'appoggio però, la palla ritorna alla Croazia che la gestisce prima, è finito fuori gioco. Bello il movimento, guarda come lo manda in fuori gioco. Il piedino che non esiste in fuori gioco. Maurito intanto la rispedisce in avanti, ancora per Maurito con Belotti, vediamo se riesce a staccare di testa, ce la fa solo per un attimo, c'è solo comunque, recupera un buon pallone, preso però da Arco Subi, da Acco Subi. E la gestiscono ancora i croati con una finta di Luka Modric, passa in mezzo a tre, riesce a scaricare la palla, adesso per Bocchi, che è al limite della nostra area, fa partire l'L1 triangolo come tutti, ma lì va male anche questa volta e noi comunque ne siamo abbastanza felici. Detto questo, torniamo alla partita, vediamo Brian Plank in pressing su, su Vesco, si chiama Vesco. Questo, Vesco, c'è uno Don Matteo e uno Vescovo, cioè vedi tu, non lo so. Non posso dire cose sui papi, ma avete capito. Vamos Vince intanto lì davanti. Vado dritto, Fre. Non mi prendi, Fre. Mi metto Maurito. Fa salire la squadra, Vincent intelligentemente, almeno cerca di farla salire. Subisce fallo comunque da una buona posizione. Forse un po' troppo distante per tirare, soprattutto con Bonucci. Però diciamo che si è messa bene in mezzo. Per forza. Speriamo non la dia bassa vicino, perché... cambia tutto schema. Tanto Scarlitos, vediamo se fa partire il traversone, si inserisce anche Sou ma non riesce a staccare di testa, peccato, come abbiamo detto gli manca solo il gol al ragazzo dell'Italia, sta giocando un'ottima ottima partita. Intanto c'è Bocchi per la Croazia, noi cerchiamo di tenere le marcature, infatti tipo Losco cerca di disturbare, c'è Tex comunque, grande recupero con Bonucci, richiude la porta di nuovo, però Don Matteo, attenzione, la scucchiaia dalla sua bicicletta, fa partire e ci Acco Subi lì su quella fascia da solo, attenzione la finta, questo ha visto la PES League, fra, faccio come Usma, dai. E invece Verratti si mette davanti e mi dice di no, subiamo anche fallo e ripartiamo da Maurito col portiere che la ributta in avanti, scommetto di nuovo per Maurito, esatto, non ci arriva a staccare di testa. C'è Redned comunque che la gestisce bene per Luka Modric, vediamo se riesce a gestire la palla ancora in avanti per Agabrix sulla fascia sinistra, a spazio può salire, non va nessuno a cercare di fargli il pressing, il passaggio basso però... Non ci sono capiti qui? No. Sì, non ho capito, però bene, va bene, qualche errore di compressione ci può anche stare, dai, non siamo mica perfetti. Ma a partire il traversone intanto, il difensore l'ho visto malissimo, domani c'era l'ernia del disco fuori, io te lo dico. Attenzione intanto, passa il pallone verso Enigma, vediamo, potrà fare un altro assist, la fa partire di testa, peccato. Mamma mia, comunque sta uscendo ottima partita, tanta roba. Intanto siamo al 44esimo e 38 sul cronometro, credo che l'arbitro stia anche per fischiare la fine di questo primo tempo che ci vede, infatti eccola qua la fine, ci vede in vantaggio 2-1, l'Italia 6 tiri, 3 in porta, la Croazia 3 tiri, 2 in porta, 2 parate per il portiere croato, 1 parata per il nostro portiere italiano e siamo in vantaggio 2-1, quindi... Senza dubbio il migliore in campo per adesso è Sou. Sì. Anche se, non lo so, io spenderei una parolina anche per Agabrix, perché no, ma sicuramente, allora... freccia giù che ti fa, allora, se dobbiamo premiare le persone perché fanno solo ed esclusivamente gol, no. Sarebbe no, ma infatti non ho detto di che no, non ce ne voglia Gabrix, però lo so, secondo me spicca fra no tutti. Partitona, anche perché tra la partita precedente a questa ha recuperato mille palloni, è andato a rompere i coglioni, e si è trovato in situazioni di tiro, ha fatto degli ottimi assist, sta giocando veramente un partito. Esperimenti, recuperi palla. Sì. Quello che viene fuori. Che è quello che insomma tutti... centrocampisti. Sì, tutti i clan vorrebbero da parte dei centrocampisti. Non è facile, è un ruolo abbastanza difficile quello del centrocampista centrale. Però qua, ricordiamo, abbiamo il meglio dell'Italia, quindi. Tanta roba i nostri ragazzi. Intanto è riniziata. Batte adesso la Croazia all'inizio del secondo tempo, cercano di fare il lancione, ma cosa sei, in coop, mi scusi. In parte sì, però vabbè.
Ah, che poi tra l'altro Marco Sow mi sa che sta giocando trequartista, eh? Sì, vabbè, c'è un trovato. La palla filtra. No. Oddio. Oddio, il salvataggio. No. L'avevano salvato. Beh, il gol, hanno fatto due gol in... di merda, sì. Di merda. Cioè non è brutto, ma sì, sì. È così, bisogna essere onesti e sinceri. Kickoff glitch. Ma va bene, va bene. Siamo ritornati in pareggio sul 2-2, però lo spettacolo offerto dai nostri ragazzi ci fa presagire un buon secondo tempo, almeno lo speriamo. E infatti anche Dario dice che gol di me. Lo so, lo so. Cioè, vamos Vincent. Se ne vedono tanti quest'anno sul PES 2019, tanti. Tanto è vero che il gol più efficace è il gol della merda. Esatto. Vincent la lascia partire, c'è Maurito da solo in aria. Tiro! Lunga per Agabri, tiro subito! Ed è tripletta, signori, esatto. Tripletta, con Insigne, esatto. Freccia arancione, tripletta. Guarda, guarda che bello, guarda. Bello il passaggio stupendo... di spam! L'appoggio stupendo di Maurito, comunque. Anche ho sentito il portiere che diceva la parlo io fra invece. E invece non ce l'ha fatta in croato, l'ha detto, come si dice in croato? Sì. La parlo io cic. non farmi domande che ho le malattie, ti potrei dare le risposte più brutte del mondo. Pensiamo che devono spazzarla. Esatto. Intanto va bene, siamo al 51esimo, partita appena iniziata e noi ci siamo già riportati in vantaggio dopo che la Croazia ha fatto quel brutto gol. La difesa è tutta schierata, questa volta lo dico perché ha fischiato fuori gioco sti cazzi. C'è Maurito intanto che la ributta in avanti, vediamo se riesce a staccare di testa sempre Maurito, no, non ce la fa, anticipato dalla difesa della Croazia. C'è Boki, brutto nome. C'è Ivan intanto, 1988, la passa a Redned. Ancora per questo non lo leggerò mai nella vita. Mamma mia, stava uscendo una di quelle parole strane, io non lo so. Apprezziamo la fantasia per il nick, intanto tifo Losco, se non è un puta la fra. Eccolo qua, Tule Croatia. Cule Croatia. Croatia, sì. Insomma, non posso. Detto. Quello delle croate, comunque sappiamo. Casta, casta. Interessante. E siamo qui con Vecco 1950, sembra il nome di una marca di automobili. Che marca è? C'ho la Vecco. Che schifo. Ma vanno partite il cross, forza, intanto. Per forza, era troppo avanti. Guarda che culo. era troppo avanti. Guarda che stava per sfigurarsi. Io c'era il pelo del ginocchio che usciva fuori dalla linea. Quello che usciva fuori dalla galzetta. Attenzione, attenzione, intanto a Gabrix di nuovo mette un buon pallone su Enigma. Potrebbe essere la sua occasione. Che manuale te lo voleva fare? Che era fare il manuale, non è giusto. Adesso l'obiettivo non è vincere la partita, l'obiettivo è far segnare Sow. Sì. Esatto. Dai Sow, noi ci crediamo. Metticela in manuale da casa mia, un po' come fa Abbo, cosa? Lo so, spoiler. C'è tipo Losco intanto che va in pressing, devia un pallone. Poteva diventare abbastanza insidiosa e Bonna la butta fuori, fallo laterale. C'è Redmond pronto alla battuta. La passa per... Non, un nome strano, non lo dirò. Per Luka Modric. Vamos Vincent intanto sulla fascia destra. Avanza alla cavalcata, attenzione, con Federico Chiesa. È pronto al cross, lo fa partire. Alto per Maurizio. No! Come è no! Mauro, devi metterli in manuale questi tiri. In manuale devi mettere. Alloggiala. L'ha rovesciata, mamma mia. Devi metterli in manuale, almeno sai che azzecca la porta. Attenzione intanto, il passaggio per Maurito al portiere che la butta subito in avanti, dove c'è Sow Enigma, vediamo se riesce a staccare di testa. No, anticipato dal centrocampo della Croazia, che adesso viene gestita la palla con Luka Modric. Ancora in avanti, si presentano intanto. Fate il gol così. Maurito esce col portiere prendendo un pallone che era già dentro questo tiro, era già dentro. Vediamo se riusciamo a gestirla. Intanto ho visto che i croati hanno alzato un po' la difesa. Anche sui nostri rilanci sono a centrocampo con la difesa. Guarda, sbam. Vedi? Dentro la nostra metà campo la difesa. Ovviamente devono andare a prendere il risultato. E hanno la squadra comunque a metà, quindi sono i giocatori che hanno... Prima o poi uscirà un contropiede, però. Per palla persa. Anche se oddio! Un po' di testa. Poi uscirà un... contropiede. Poi vediamo se riescono adesso i ragazzi cercando di tenere la linea. Difesa, comunque, cioè, di destra una la vinciamo contro. Carichi Lupelli intanto, vediamo velocità. Fascia. Sì. Dagliela.
Vincent si gira, fa salire ancora la squadra. Serve il supporto del centrocampo, lo aspetta. Esagerato, Ramos. Però vedi, non c'era manco nessuno che gli ha dato un attimo un po' di supporto. Era solo. Devono andare filtrando perché poi gli ha dato l'appoggio, se non sbaglio, Sauber. O Sauber o Morito. Va bene, intanto mettiamo pausa, forse è tempo di fare un cambietto. Andiamo? Anche più di uno. Mamma mia, siamo tutti morti lì davanti. Cioè, che poi, cioè, guarda la cosa strana di PES, quello che ha più resistenza lì davanti è Insigne, che c'ha la freccia arancione. Con Gabrix che ha fatto avanti e indietro con Lorenzino. Eppure c'è Ma perché comunque ha un dosa bene energie a Gabrix, cioè, si muove bene in campo. Che è una cosa molto importante. Sì. Però, insomma, volontario, Parolo ha 35 anni, anzi che camminava ancora. Esatto. Grazie per il tutorial. Tanto c'è Vincent con Zazza. Cosa? La palla. Vincent con Zazza. No, tu ho visto il movimento del giocatore che ha preso la palla, tipo che se l'ha della spottata e poi l'ha lasciata. Diciamo. Maurizio è passato. E tira in mezzo a Gabrix di testa, così ovviamente un po' così ci arriva. Passino, la palla ancora gestita, vedo il movimento di Sow, vediamo se riusciamo a dargliela sullo stretto, non ce la fa, troppo in obliquo, però era buona l'intenzione, era buona. Intanto siamo settantesimo minuto, ricordiamo, il risultato di 3-2 per l'Italia contro la Croazia in quest'altra partita della Nations League. E vediamo Maurito in attacco che poteva toccarla, non ci arriva il giocatore, non si sa ancora come. Tanto abbiamo Luka Modric che la gestisce per la Croazia, la butta in avanti sulla destra dove c'è Redned che può cercare un suo compagno di squadra, non trova nessuno e Sow recupera un altro bellissimo pallone in intercetto, intanto steso malissimo a Gabrix, credo che quello sarà il fallo. Palla in avanti, è stesa adesso, va Vincent, va il giochetto, vediamo se riesce a tenerla ancora Vincent, imbroglia tutti con le finte, un po' anche i nostri, però riesce a fare un bel passaggio, c'è Brian Plank, vediamo se riesce ancora a metterla per Vincent, vediamo se riesce ad alzarla. mamma mia che gol. Guarda, tac, la finta, tac, si gira dall'altra parte, sbam! Un alzo così in Italia non lo vedrete mai, cavolo. Veramente. però, mamma mia. Spettacolo! Mamma mia. Tanta roba questo, era. 4-2, meritato, assolutamente. 4-2, 75esimo minuto, vedi? Anche la chat applaude alla giocata di Vamos, ovviamente. Ancora Vamos con la palla, vediamo se la lascia partire, verso un po' troppo lunga forse. Il difensore comunque ha fatto una finta, è solo Enigma, prova a stenderlo malissimo, così impara. Esatto. È giusto, stendilo, fra. Wow. Andiamo tipo Losco, chi avanza, così, indisturbato, sulla fascia, cerca di guadagnare metri. Vediamo, palla persa intanto, la Croazia la recupera, la gestisce a centrocampo adesso con Redned, la lascia partire in avanti dove c'è Mandzukic, che apre tutto per Rebic, vediamo se riescono a gestire la palla ancora Mandzukic, il cross alto, c'è Dez Carlitos però... Bravo! Lì non ho visto bene chi ha sporcato quella palla, ma si è messo in direttore di passaggio filtrando. Oddio, la palla è ritornata, vediamo il tiro e la palla entra. Ma questo è il momento che attaccano a pieno organico. Classico, c'avevano solo due uomini in difesa. Vedi, arriva Giuse, prendiamo il gol. Giuse, vedi, dannatene, cazzo. Porta una sfiga sto ragazzo. 4-3. Sì, non siamo messi male, il risultato è ancora a nostro favore, dobbiamo gestirla, magari cercare di fare un altro per chiuderla, è l'80esimo. Sì, anche perché mancano esattamente 10 minuti alla fine della partita di gioco. Sì. Tra l'altro a Gabrix hai visto, è stato messo più a centrocampo adesso, o perlomeno Gabrix, che comunque stiamo ancora giocando, se non sto male, se non hanno cambiato, ma all'Italia ha abbassato di una tacca, quindi stavamo giocando... il 4-2 poi ci sta, no? Stavamo giocando in modo un po' più difensivo, ma da prima che segnassimo il 4-2? Ora 4-3, ora il gioco che devono fare è giocare di contropiede, anche se comunque si devono appoggiare molto sui cambi che hanno fatto freschi, diciamo. Guarda Giuse che è sparito dalla chat e non ti nascondo che è un po' comunque
Ma può venire a dire che la Croazia ha già vinto? Non ho capito. Sì, ma lo sai che lui lo dice così perché poi adesso facciamo un altro gol, guarda. Non mi interessa. Fino a fine Comunque partita si sta zitto. non ti nascondo, tanto Dez Carlitos di testa, viene Vincent a dare supporto adesso, a gestire la palla. La ributta in avanti, manuale, però non c'è nessuno, ma la palla filtra comunque. Vediamo se in pressing possiamo riuscire a rubarla. Ci penso ancora su Enigma, mandarla in avanti, dove c'è Maurito che può gestirla, fa salire la squadra. Ancora Mauro, gli dà supporto Vincent, eccolo che riceve palla. Zaza col sinistro, ancora per So Enigma, per cercare il gol, ma non ce la facciamo, peccato, peccato. Noi ancora attendiamo il gol del nostro So Enigma. Intanto Vincent Queste sono le palle prova ad arrivarci, sì, la difesa è un po' incerta su questo difesa in certo, disimpegno. anche questi qua sono passaggi E intanto vitali. c'è Gargi Lupin che recupera palla, ma noi forse eravamo in fuorigioco con tutte e due le palle. Adesso devono stare concentrati, non devono buttare i palloni. Siamo nel minuto numero 85, vinciamo 4-3 per il momento. Vediamo di rimanere concentrati, ragazzi, di non subirlo proprio adesso. Infatti c'è Vincent che scende fino giù sulla mediana, sulla nostra difesa per dare supporto. C'è anche Brian Plank che va in pressing. Ce ne abbiamo 4 da questa parte, però Gargi Lupin capisce tutto, la butta in avanti, ma ancora palla della Croazia. Don Matteo la mette in avanti, sempre lì, dalla sua bicicletta. Ma non ce Buona la adesso, facciamo, questa lo volta piede. la riprendiamo, andiamo in avanti. C'è Gabrix che lascia Bravo. partire il tiro, l'ho finta però. Intanto viene steso malissimo e Questo è questo rosso. credo che sia giallo di No, sì, è nuovo. rosso questo, mi sa. No, è giallo. Versalico, ecco chi Aveva c'ha. preso proprio il giocatore senza Guarda, palla. guarda che il gruppo dice fantastico, mi ha steso. Maurito intanto la gestisce, la riporta in avanti all'88esimo minuto. Cerchiamo di non perdere la palla. Occhio ai passaggi in orizzontale, la buttiamo in avanti dove c'è Vincent con Zaza che cerca di andare in bandierina, secondo me, per perdere tempo finché non verrà pressato. Adesso arrivano in due, ma Zaza alla staccia comunque per tenere la palla, guadagnare anche un fallo laterale quando siamo al 90esimo minuto. Cerchiamo di non perderla, ragazzi, cerchiamo di non perderla, gestiamola bene. C'è solo Enigma che si propone per il passaggio. Vede intanto Maurito, la butta in avanti. Il croato, ho visto che sfleccia di nuovo perché non ci sta a perdere così. E invece c'è ancora Vincent che prende la palla, probabilmente la butterà indietro, invece no, cerca di prendersi il fallo, ma la palla va ancora in fallo laterale, ma questa volta è della Croazia, 91esimo minuto, 2 minuti di recupero. Ancora palla intercettata da Gargi Lupin che la ributta in avanti a occhi chiusi e sarà un'altra rimessa laterale per la Croazia con Redknapp. Vediamo se riesce a trovare il suo compagno, si muove anche il portiere intanto per cercare di destabilizzare il tutto e infatti la palla arriva proprio a lui, la ributta in avanti il portiere della Croazia. Vediamo, stacca tipo Losco intanto, si tengono le marcature, tutti vanno verso giù, lasciano Attenzione. partire il cross alto, ma ci arriva Continuazione. Dez Carlitos che la manda in avanti, siamo al Fischia. 93esimo, mettiamo il fischio che arriva e l'Italia si porta a casa altri 3 punti e anche oggi sono 6, anche oggi sono 6. Bella, bella partita, bella partita. Non ci Migliore in giochiamo. campo, signori, migliore in campo, Marcolino, dica. Per me. Sì. Te lo devo dire per forza. Vabbè, dice solo Enigma. Barechisto non ne Ragà, tira neanche. è scontato. Allora, per me se la giocano a pari merito, So e Gabi. E Gabriel. Gabriels. Pari merito proprio. Però mi sento di premiare proprio la partita di qualità che ha fatto Show. Solo Enigma ha fatto veramente una bella partita. Cioè, Anche da secondo Gabriel. Questa prestazione te l'aspetti ormai ogni partita più che altro, no? Di Agabrix. Magari Sowa ha avuto un po' meno spazio fatto in queste ultime partite, quindi penso che si merita tutto il migliore in campo. Non so se siete d'accordo anche in Sì, chat. sì, sì. No, cioè, senza sminuire la prestazione di No, assolutamente. Agabrix, No, ma che hanno giocato tutti bene. ha fatto dei gol pazzeschi con un giocatore freccia giù e non è facile probabilmente fare questi gol. Ne potrei Però. dire tipo Vamos Vincent ha fatto anche una prestazione di sacrificio più che altro. Poi all'ultimo è venuto fuori con il gol che ha fatto, che comunque è stato Mamma mia, abbastanza mamma scettico, se mia. vogliamo. Ma come fai a fare un gol? Non esistono sti gol. Maurito che comunque ha servito, se non sbaglio, un due assist le avrei Sì, fatti sì, sì. pure. Quindi Quindi. Brian Plank al centrocampo, raga, anche lui ha fatto tanta roba. A me Difesa. è piaciuto Carlitos in difesa.
Secondo me ha giocato bene Carlitos in difesa. Ha fatto un paio di interventi anche all'ultimo, spazzare, alla Superman, eccetera, eccetera. Sì, anche tipo Losco. Anche tipo Losco. Sì, ma tutti, sì, tutti hanno giocato, contribuito. Sì. Cioè... Hanno giocato tutti bene. Migliore in campo, comunque, secondo me è Team Zabbo. Io ve lo dico. Esatto. Ora lo butto fuori, raga, tranquillo. Ciao. Una delle giornate più difficili, dicevamo. Ah, quindi riepilogando, abbiamo eletto Mauro, purtroppo, dico purtroppo, come migliore in campo della prima partita, sì. E So Enigma come migliore in campo della seconda. Assolutamente. Sì, sì. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Ovviamente complimenti a tutti, complimenti ai croati che hanno comunque cercato di far allagare, ma non l'abbiamo persa lo stesso. No, ma c'è da dire che nonostante abbiano il ditino facile, c'è da dire che adesso il gioco è venuto fuori dai ragazzi rispetto alle prime partite. L'abbiamo detto anche la settimana, cioè la settimana scorsa, ieri. Praticamente ieri. E già fare punteggio pieno, 4 partite e 12 punti, cioè, voglio dire, il risultato non è anche vero, come ci ha fatto notare qualcuno dei ragazzi ieri, che noi siamo partiti giocando le partite più difficili contro Francia, Germania, ho detto io ieri, abbiamo avuto un calendario di merda, esatto, le prime erano veramente toste e noi non avevamo forse ancora trovato quella chimica che poi si è venuta a creare con le partite, secondo me, di medio livello. Adesso che magari, forse non oggi, perché oggi comunque è stata tosta, questi hanno fatto comunque i gol, li hanno fatti, dici sono gol brutti, gol di merda, però i gol li hanno fatti. Vabbè, anche noi ci è capitato qualche gol un po' fortuito. Anche la partita di oggi, è la guarda Gabrix, vado a mettere il pallone in bacheca, è la tristezza. Bella Gabrix, tanta roba. Venerdì, ultima giornata dovrebbe essere, sì, per quel che ne so io, sì, dovrebbe essere l'ultima giornata venerdì, se confermano che verrà giocata venerdì. Io poi comunque sì, mi sentirò con Alfonso e vediamo poi da farsi. Per il resto ragazzi, niente, basta, c'è rimasto poco da dire. Vi ricordo che sotto trovate tutti i pop-up, le cose strane per arrivare ai nostri canali YouTube. Abbiamo anche il canale di Twitch di Ivan Dam, che ogni tanto si ricorda che quella lui c'ha un canale. Se non si compra il cavetto da mettere nella PlayStation, non ce la farà mai a streamare in wifi. Io glielo dico, ma lui non mi ascolta. Perfetto. Ci stavo arrivando. E ricordiamo appunto, infatti vedi Mauro, lui si è a domani, ragazzi. Sì, perché l'abbiamo già detto all'inizio live, lo ripetiamo ora alla fine. Vi ricordo che domani ci sarà la finale di PL Eurocup di APC, ovviamente, dove giocheranno e si affronteranno gli S Lions contro i Atlantis Foxes. Bravissimi. Dico bravissimi perché uno ha fatto il mimo con la bocca praticamente. Cioè, se l'è tentata. E ricordiamo sempre che nel prepartita andremo a vedere, poi verrà caricato comunque sia successivamente anche sul canale di APC, l'intervista doppia tra i due capitani delle rispettive squadre, quindi Maurizio Chivu e Siga Gol da parte degli Atlantis Foxes. Ok, perfetto. Esatto. Va bene signori, io vi ricordo, ripeto, domani dovrebbe essere, se non mi sbaglio, alle 10 esattamente come stasera iniziamo la live per il prepartito, dopodiché alle 10 e mezza inizieremo con la prima partita delle due, perché saranno due andate e ritorno. Va bene signori, vi auguro una buona notte a tutti, vi ringrazio e a domani. Bella ragazzi, bella. 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 Forza a tutti. Forza Azzurri.